Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video straordinario, vi porterò con me a vedere uno sport nuovo per il canale. Non per me, perché ci sono cresciuto e amo questo sport, ossia il basket. Però vi porterò a vedere la Serie C femminile. Perché femminile e non maschile? Ve lo spiegherò a fine video, quindi seguitemi e andiamo a vedere cosa ci sarà per noi stasera, se una vittoria o una sconfitta. Eccoci qui ragazzi, siamo tornati, la mia Martina ha vinto per chi se lo stesse chiedendo. Nulla, ho portato questo nuovo contenuto per, diciamo, per svariati motivi. Uno tra i tanti è che il basket femminile è molto sottovalutato rispetto a quello maschile, perché quello maschile oggettivamente le giocate, il livello di gioco, i giocatori è molto ma molto diverso. Però a mio parere mi diverto molto di più a vedere le ragazze, perché c'è un messaggio per quanto riguarda il gioco di basket molto diverso, sia dal punto di vista societario che dal punto di vista di squadra e di tifo. Per il semplice fatto che una squadra di Serie C maschile cerca già di investire a livello societario per portare giocatori anche al di fuori delle proprie amore cittadine, per salire a una categoria superiore, portare il basket a livello cittadino il più alto possibile. Ok, quindi è più un discorso imprenditoriale. Per quanto riguarda le ragazze è diverso. La società Mio Martini da vari anni porta avanti questo progetto, che cerca di prendere ragazze sia della loro società che da altre società che non hanno squadra, perché purtroppo ragazzi la realtà del basket femminile è vissuta dalla P Libertà, dalla Mio Martini e dalla società di Giulio Musco, che fino all'anno scorso diciamo ha potuto fare un under 18 femminile, ma da quest'anno non ha proseguito più questo progetto, quindi le sue ragazze vanno alla Mio Martini e si trovano a giocare in Serie C.
Ragazzi, non sottovalutate il discorso che la serie C femminile è diversa da quella maschile. Stiamo parlando di una stessa categoria. Quindi, al di là delle giocate, dei giocatori e di tante altre cose, il livello è quello. Quindi, qual è la differenza? Uno, che i tifosi, le persone vanno a sostenere, sono tutti ragazzi che sono appassionati a questo sport. Le ragazze in campo sono tutte ragazze che studiano, lavorano e allo stesso tempo si divertono in campo e danno quel calore di squadra che in un basket femminile della stessa categoria, maschile della stessa categoria, non vedrete mai, ragazzi. Ve lo posso assicurare, non vedrete. E diciamo un calore totalmente diverso, un investimento su giovani promesse che può andare bene, può andare male, però intanto si gioca, ci si diverte e si dà un valore a questo sport, ragazzi. Che il basket, al di là di tutto, è un gioco di squadra, ci si deve divertire per fare questo sport e soprattutto si deve condividere sia all'interno del campo sia al di fuori dei valori che il basket dà. L'unione, la fratellanza, diciamo, sacrificarsi per il compagno. Quindi mi ha colpito questa, diciamo, questa scelta societaria della Mia Martini e soprattutto vedere questi ragazzi in campo che lottano l'una per l'altra e ho deciso di portarvele sul canale. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto iscrivetevi alla pagina Instagram GS Mio Martini, così potrete seguire anche loro tutte le novità. E nulla, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, un bacione a tutti, eh? Sempre forza a Benevento!